Bella a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video dove andremo a parlare di Miranda. Prima di cominciare però vi volevo innanzitutto ringraziare per i 10.000 subscriber su YouTube in circa un mese, un traguardo per me onestamente inimmaginabile. Ho un buon seguito su Twitch, ma non pensavo di riuscire a fare così tanti iscritti in un mese, quindi veramente grazie, grazie di cuore. Detto ciò, voi direte un altro video su Miranda. Sì, un altro video su Miranda perché il primo era un video fatto, come dire, a caldo dopo una quindicina di partite di Weekend League, dove vi spiegavo, senza mostrarvi del gameplay, le mie prime impressioni su questo giocatore. Ora, dopo averlo utilizzato veramente a fondo su tanti account contro anche dei top player, pro player, i migliori sia su Xbox che su Play, io vi posso dare un giudizio definitivo e a mio avviso completo su quello che è questo giocatore. Allora, cominciamo col elencare i pregi. Il pregio migliore di questo giocatore, secondo me, sono gli interventi automatici combinati ad un'eccellente agilità e reattività, per cui è praticamente, in termini di reattività e agilità, uguale a quello che a mio avviso è il più forte difensore centrale di questo gioco, che è David Luiz. Cosa gli manca rispetto a David Luiz? Quel po' di fisicità e di insomma spessore tra virgolette in game che David Luiz ha in più rispetto a Miranda. Ovviamente Miranda non è un nano da giardino, è pur sempre 1,86 m, 1,87 m con 95 di forza, però David Luiz riesce a combinare quell'agilità e quella reattività ad un body type ancora più ingombrante in game. Questo è il confronto con quello che ritengo il miglior difensore centrale. Andiamo agli altri confronti. È meglio di Virgil Basi? Assolutamente sì. È meglio di Ferdinand Bebby? Nettamente, oltre a essere a mio avviso molto più automatico, aggressivo e reattivo anche dei passaggi che Ferdinand si sogna. È meglio di non so, Manolas SBC? Assolutamente sì. Per quanto quel Manolas sia valido, ritengo che questo Miranda sia nettamente superiore. È meglio di Opara? Certamente, Opara molto veloce, fisico anche lui, pulito negli interventi, però non fa così tanti interventi automatici. Voi vi chiederete magari, per chi non frequenta molto le mie live, ma che sono questi interventi automatici? Per interventi automatici si intende la capacità del giocatore di andare ad aggredire e spesso a sradicare il pallone prima che voi ve lo selezionate. Quindi anche la stessa chiusura delle linee di passaggio, mettersi sulla giusta linea per intercettare i palloni, eccetera, quello rientra tutto tra gli interventi automatici. Cosa scaturisce in un giocatore la capacità di fare interventi automatici? Questo onestamente non si sa. L'idea che mi sono fatto io è che sono una serie di fattori che spesso, insomma, combinati con valori alti, danno appunto questa capacità, ossia l'aggressività, la lettura difensiva, i contrasti in piedi, e qual era l'altro? Credo comunque la freddezza più che i contrasti in piedi, quindi aggressività, lettura difensiva e freddezza. Secondo me, quando hanno dei valori molto alti di questi parametri, fanno tantissimi interventi automatici e quindi spessissimo vi salvano in situazioni che giocatori full manual
li avrebbero, insomma, gli avrebbero dato qualche problema. Detto ciò, perché ci tenevo a fare quest'altro video? Innanzitutto per farvelo vedere in game, com'è fisicamente, anche come velocità, in maniera che vi fate un'idea. Ma come vi dicevo all'inizio, per tutti i giocatori che proverò in game, che mi sbloccherò oppure o che proverò in altri account, vi vorrei portare questo tipo di format, quindi non solo un'analisi stazza alla mano, ma anche del gameplay. Se questo tipo di format vi piace, commentate, se volete lasciate pure dei like, in maniera che, insomma, mi rendo conto che ci sta effettivamente un maggior apprezzamento del contenuto, e mi raccomando, ricordate di iscrivervi se vi piacciono questo tipo di contenuti. Detto ciò, io vi ringrazio nuovamente per aver visto questo video e per i 10.000 iscritti su YouTube. Al prossimo video.